Sì, dai, volevo partire bene in questo 2022, ero fiducioso che poteva essere una giornata positiva, lo è stata, per la vittoria, per la prestazione, quindi giusto partire così, sono contento. Bellissimo gol, gran gol, ce lo racconti, ci hai pensato subito, non ci hai pensato? No, ma aspettavo appunto che il loco riuscisse a scaricarmi, alla fine ce l'ha fatta. E ho visto lo spazio lì, ho provato a tirare in questo modo, mi è andata bene. Senti, non ci sono stati grandi messi, c'è stato uno, per la verità, non ancora ci sono le partenze da qui alla fine, però tu sei un punto fermo di Aucheri, che ha detto che è certo di un girone di ritorno completamente diverso rispetto a quello dell'andata. Come vi siete preparati a questa partita in questi 15 giorni di mese, 15 giorni di pausa, e se è cambiato qualcosa anche nelle vostre menti, nelle vostre testi? No, sicuramente sono stati giorni che ci sono serviti tanto, perché abbiamo lavorato tantissimo, a testa bassa, abbiamo pedalato, ci siamo ritrovati e era di primaria importanza farci trovare pronti per questo primo appunto impegno, perché sappiamo che questo può dare nuova linfa per i prossimi impegni e quindi continuare su questa strada. Ancora possiamo dire, insomma, che Pescara probabilmente ha trovato l'altro attaccante che cercava dopo Ferrari, ci sei tu, insomma, siccome si parla tanto del possibile arrivo di un altro attaccante dal mercato, un round così, probabilmente se dovesse arrivare un attaccante, probabilmente giocherebbe titolare. Ah, io questo non posso saperlo, so che devo continuare a lavorare, perché l'inizio, come ho sempre detto, mio personale non mi è piaciuto, e quindi sto lavorando tanto per farmi trovare pronto qualsiasi sia la situazione, e questo è quello che posso promettere. Ecco, stiamo vedendo già da diverse partite un giocatore diverso da quello che abbiamo visto nella prima parte di campionato. Insomma, cosa è cambiato? È cambiato qualcosa anche nella tua autostima, e stai avendo sicuramente anche più spazio da parte del tecnico? No, sicuramente mi sono fatto un esame di coscienza, ho capito cosa c'era da lavorare, su cosa c'era da migliorare, ed è tutto sempre un discorso mentale quando magari le partite non vengono e quando invece le partite vengono. Cioè, quello che ho capito è che devo lavorare sulla mia testa, e così sto facendo e così devo continuare. Nicola, ti chiedo se hai una dedica per questa doppietta, se è la tua prima doppietta da professionista. Sì. Sì, e poi questo nuovo ruolo, diciamo, di esterno del tridente, se adesso diventa il tuo ruolo, insomma, un ruolo dove mi sembra che con la tua qualità potresti avere un grande futuro. Cioè, non so se state lavorando con il mister anche proprio su quello, cioè per avere, prima era l'attaccante che poteva fare tutto, poi alla fine non giocava, invece adesso c'è l'esterno del tridente che fa la differenza, che questa squadra serviva, o no? Ah, la dedica è sicuramente per la mia famiglia, per la mia ragazza che mi seguono sempre, quello è innegabile. Poi dopo, sì, diciamo che io cerco veramente, devo migliorare tanto anche in questa posizione, perché anche oggi ho fatto degli errori proprio tipici, che secondo me sono degli automatismi che si creano quando sai fare un ruolo e lo fai da tempo. Io sto cercando di migliorare, grazie anche al mister che mi sta facendo lavorare, e quindi devo continuare così. I gol arrivano quando poi sei dentro l'area, questa è una cosa, il DNA ce l'hai, si vede quando vedi questi due palloni, li hai visti e li hai già immaginati dove li hai visti. sì, no, questo sicuramente è una cosa che non devo perdere, perché penso che per le mie grosse ambizioni devo alzare i miei numeri sulle statistiche. Diceva ieri Aucheri in conferenza stampa, nel girone di ritorno dobbiamo fare almeno il 25% di punti in più dell'andata. Intanto oggi, con la vittoria con il Montevarchi, vi siete portati a 5 punti al terzo posto, 5 punti dal Cesena. Diceva anche ieri il tecnico, l'obiettivo ovviamente con Reggiana e Modena lontanissime è il terzo posto in questo momento. Ma noi appunto giocheremo partita in partita, anche perché penso che quando ci saranno poi dopo dei filotti di partite vinte, così poi dopo magari la classifica varia e quello che si dice oggi magari un indomani è totalmente diverso, quindi vediamo, dobbiamo continuare così senza crearci troppe pressioni, e dobbiamo appunto portare a casa più partite possibili da qui alla fine.